Iris. Residenze sociosanitarie per anziani è solo a Mesagne, Lecce e Squinzano. Area di rinnovamento per il città di Brindisi che, finita la stagione, ha diversi nodi da sciogliere. Prima fra tutti la domanda di ripescaggio tra i professionisti, già inoltrata, che potrebbe riportare Brindisi Lega Pro senza un altro anno nel purgatorio dei dilettanti. Si attendono risposte dalla FIGC che non arriveranno in tempi brevi. Nel frattempo altro nodo da sciogliere è quello dell'allenatore. I dirigenti della società biancazzurra sono divisi tra la conferma di Maiuri e l'arrivo di Francioso, vecchia gloria del calcio brindisino. Maiuri pare favorito, ma nel caso di ripescaggio si potrebbe anche optare per un giovane tecnico proveniente dalle giovanili di una società di Serie A. Pare scontato l'addio di De Solda, nonostante il buon lavoro svolto, soprattutto nella sessione invernale di mercato, mentre procedono gli incontri tra i dirigenti il neo assessore allo sport Antonio Giunta per l'adeguamento dello stadio Franco Fanuzzi, che permetterebbe di ospitare inoltre la nazionale giovanile. Ad ore potrebbero susseguirsi vari appuntamenti, si parla di una cifra intorno ai 200.000 euro per rendere agibile lo stadio brindisino alla nazionale italiana. Anche questo aiuterebbe a far tornare Brindisi nel giro del calcio che conta e certamente non guasterebbe in seguito alla domanda di ripescaggio.